Mi sono sempre domandato che cos'è il jazz e non ho mai trovato una risposta. Armstrong diceva: se ti piace, non farti troppe domande. Il jazz è come l'amore. Quando qualcuno mi risponderà che cos'è l'amore, gli dirò che cos'è il jazz. Ho scoperto di voler fare il jazz perché mi permetteva di riprodurre qualsiasi cosa in qualsiasi momento, sempre in maniera differente. Forse il jazz è anche questa cosa qua. I musicisti americani mi hanno trasmesso l'amore per questa musica. Mi hanno subito accolto tra loro, anche se io ero poco più che ventenne quando sono andato negli Stati Uniti. Non perché fossi bravo, tutti siamo bravi. Ce ne sono 1.000, 10.000 bravi in giro per il mondo. Ma non comunicano. Il mio rapporto con Cipri e Maresco parte addirittura dagli anni Ottanta. Negli anni Ottanta, Maresco, grande appassionato di jazz, cura una trasmissione sul jazz e mi invita. Dopodiché sono andato negli Stati Uniti per tanti anni e ovviamente ci siamo persi di vista. Quando c'è stata l'occasione, che si è ripresentata con Il ritorno di Cagliostro, da lì ho cominciato a fare i film di Franco Maresco e Daniele Cipri e anche le trasmissioni televisive alla 7 che loro per 2-3 anni hanno curato ogni settimana. Il jazz è nato per intrattenere la gente e per farla divertire da una vita che generalmente, per un po' tutti noi, è grigia, monotona, se non orrorifica.